10. Buonasera a tutti. È con grande orgoglio che partecipo alla presentazione di questo libro, di questo progetto così prestigioso. Archeologia a scuola, un'indagine sul territorio. Il Sasso di Pale di Foligno nel contesto antico della bassa valle del Menotre. È un progetto prestigioso, sì, perché intende avvicinare gli studenti non solo al mondo dell'archeologia attiva. Sono stati gli stessi studenti e i docenti protagonisti per diversi anni di questa iniziativa. E come dicevo prima, è un progetto importante e ad ampio respiro, perché ci aiuta a recuperare nuovi tasselli della storia e dell'evoluzione del territorio, oltre ad offrire un percorso di cultura per i giovani che attivamente, in prima persona, ne hanno preso parte. Inoltre, tale esperienza ha consentito ai ragazzi di verificare, di sperimentare, personali attitudini ed interessi culturali che un domani, in futuro, potranno anche rappresentare un percorso universitario, proprio perché si sono appassionati. Non posso poi non porre l'accento sull'impegno e la dedizione evidenti in tutti gli interventi, ed è proprio la struttura polifonica un elemento caratterizzante di questa pubblicazione, perché gli argomenti e i luoghi sono stati presentati da più punti di vista e sono espressione delle diverse personalità che si sono prodigate per la realizzazione di tale lavoro e che ci consentono di vedere veramente un aspetto, una parte del nostro territorio. Io concludo qui perché è giusto lasciare spazio agli illustri, agli autorevoli ospiti che abbiamo oggi qui presenti, però devo ringraziare sicuramente le curatrici di questa pubblicazione, la dottoressa e cara amica Maria Romana Picuti, la dottoressa Matelda Albanesi e la dottoressa Gabriella Sabatini. Sicuramente un saluto, un ringraziamento va anche alla dirigente scolastica, la professoressa Rossella Neri, e ringrazio poi tutti coloro che hanno fatto sì che tanto lavoro potesse essere compreso ed apprezzato anche da chi non è un archeologo. E speriamo che questa sinergia, questo lavoro, questo impegno sinergico possa proseguire perché è volto alla crescita del nostro territorio e alla conoscenza anche delle tante ricchezze e risorse che in esso sono custodite. Un ultimo ringraziamento nei confronti dell'area Formazione e Cultura del Comune di Foligno, nelle persone della dirigente, l'avvocato Ilenia Filippetti e della dottoressa Monia Roscini. Detto questo, io passo la parola alla professoressa Rossella Neri, dirigente scolastica del liceo Frezzi di Foligno. Prego, preside. Sì, grazie Assessore. Anch'io sono qui anche emozionata, insomma, a presentare questo volume, questa fatica poi finale che è stata poi sviluppata nel corso degli anni dagli studenti con, diciamo, la regia, no? Ecco, competente e entusiasta e appassionata delle due archeologhe, appunto Maria Romana Picuti e Matelda Albanesi, nonché di tutti gli esperti che poi hanno, diciamo, collaborato alla realizzazione di questo lavoro. L'esperienza didattica è cominciata in effetti nel 2012. Ecco, sotto la spinta dell'ex dirigente scolastico Giorgio Garofalo, no? Che ha fatto un po' da apripista, no? A questa nuova avventura. E il progetto è iniziato proprio ponendo gli studenti come protagonisti, no? Nei lavori di scavo e poi proseguito negli anni. Il progetto ha avuto però una curvatura diversa perché la normativa è cambiata, non è stato più possibile effettuare gli scavi, no? Però diciamo, è stato proseguito. Il progetto su un altro fronte, no? E precisamente il lavoro di studio dei materiali recuperati in base agli scavi che erano stati fatti nel 2014, se non erro. Questa pubblicazione fa seguito ad una prima pubblicazione che era già stata fatta nel 2014. La pubblicazione era Il Santuario Umbro Romano a Cancelli di Foligno nel 2014.
E questa era la pubblicazione che era stata fatta a seguito degli scavi. Quindi la pubblicazione odierna, insomma, che stiamo pubblicizzando questa sera, invece, fa seguito al lavoro di studio, appunto, dei lavori dei reperti archeologici che sono stati fatti, successivamente. E, abbiamo detto che questo progetto ha subito negli anni una curvatura diversa e la scuola in particolare ha stipulato una convenzione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria per consentire l'attivazione del progetto archeologia che fosse inserito poi nell'alternanza scuola-lavoro. Quindi è stato un progetto ora che fa parte attualmente nei percorsi delle competenze trasversali e per l'orientamento ed è un progetto che fa parte del piano triennale dell'offerta formativa. È un progetto che prevede una formazione specifica per gli studenti con lezioni frontali, prevede uscite didattiche nel territorio, dei laboratori. In realtà il progetto si connota per la forte connotazione laboratoriale, del percorso, no? E quindi, come diceva anche l'assessore, c'è stato questo forte avvicinamento all'archeologia da parte dei ragazzi. I ragazzi hanno svolto questo lavoro veramente con grande entusiasmo, con grande motivazione, con grande spirito di dedizione, insomma. E quindi siamo contenti per questo e speriamo che possa continuare anche nel futuro un progetto di questo tipo, un'attività di questo tipo. Ecco, gli studenti, dicevo, si sono resi veri protagonisti, supportati dai due archeologi, dai tutor della scuola e soprattutto docenti di storia dell'arte e di materie classiche, come la professoressa Marta Gaburri, per esempio, la professoressa Paola Pieri, Sandra Bruccioli e anche altri, e poi appunto con il supporto competente di tantissimi esperti esterni. Sono state stampate, ecco, questo lavoro, questa pubblicazione è stata resa possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno. Sono state stampate 500 copie e ragionavamo stamattina proprio con la dottoressa Picuti come fare, se ce lo chiedono, insomma, come fare per acquistare un volume di questa opera, no? Ecco, pensavamo di produrre un modulo Google per una prenotazione in cui ciascun utente, ciascuna persona interessata possa scrivere proprio nome, cognome, indirizzo, no? Numero di telefono, mail, in modo da avere una specie di banca dati di prenotazione e poter poi consegnare il volume con modalità da concordare successivamente. Magari basterà una piccola offerta libera, ecco, per i ragazzi sarà naturalmente dato gratis, ok? Ecco, visto che si sono dedicati così con grande passione al lavoro. Mi preme fare dei ringraziamenti intanto al ex dirigente scolastico Giorgio Garofalo, dirigente del liceo classico che mi ha preceduta e che è stato appunto il primo a dare il via a questo progetto, poi a tutti gli esperti, funzionari, restauratori, tecnici, fotografi della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, all'amministrazione comunale, sia quella presente che quella passata, all'ente parco di Colfiorito che ha collaborato al progetto, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, alla comunità di Pale, alla casa editrice Fabbri, perché ha fatto un lavoro molto accurato, molto elegante. Se avete avuto modo o chi avrà modo di vederlo, veramente un gioiello, okay? Tantissime sono le foto, oltretutto le didascalie a descrizione del lavoro fatto e quindi veramente è un gioiello, direi, curato in tutti i minimi dettagli. Un ringraziamento alle archeologhe, e non è piaggeria perché veramente hanno fatto il lavoro con grande passione, competenza, c'è dietro una grande fatica, però fatto con grande soddisfazione, Matilde Albanesi, Maria Romana Picuti. Un ringraziamento a tutti, un ringraziamento infine agli studenti. Ok? Ecco, tutto qua. E a questo punto darei la parola alla dottoressa Giovanna Carnevali, che rappresenta la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno ed è qui in rappresentanza del suo presidente. Ecco, ho riattivato l'audio, non so se mi sentite. Buonasera a tutti, io sono felicissima di intervenire questo pomeriggio in rappresentanza, come ha detto la collega, perché io vengo dal mondo della scuola, quindi Rosella per me è un'amica carissima, oltre che ex collega, e sono felicissima di intervenire per conto della fondazione
e porto innanzitutto i saluti e i complimenti del presidente Umberto Tonti, del segretario generale Cristiano Antonietti e un saluto particolare da parte della collega consigliera Anna Maria Menichelli, un saluto che rivolge a tutti e in modo particolare alle archeologhe dottoressa Picuti, dottoressa Albanesi, dottoressa Sabatini. Quindi, allora, sono felicissima di intervenire perché questo che è stato realizzato, questo volume che appunto è stato definito un gioiello, è il frutto del lavoro congiunto di esperti professionisti che noi, diciamo, folignati tanto apprezziamo perché hanno veramente dato tanto nel corso della loro carriera veramente a questo territorio, no? Con studi, scoperte, pubblicazioni e altro, ma soprattutto perché hanno reso possibile, al di là del risultato conseguito, che sicuramente che è pregevolissimo, indubbiamente prezioso, ma perché hanno collaborato con gli studenti della scuola. Io ovviamente, ripeto, pecco d'origine, ho un peccato d'origine, vengo dal mondo della scuola, ma quando vedo più soggetti che si mettono insieme per conoscere il territorio, per, come dire, approfondire, no? Proprio anche la ricerca, valorizzare tutto quello, tutte le ricchezze, tutto quello che abbiamo anche nel nostro territorio, visto che parliamo in questo caso, no? Di beni archeologici, credo che sia un valore aggiunto fondamentale, cioè lavorare insieme, in team, è un'esperienza preziosa, al di là delle conoscenze, ma come metodo, come consapevolezza, come amore come diciamo, attività per qualcuno, senz'altro propedeutica anche per una eventuale carriera professionale. Quindi credo che ci siano una molteplicità di ragioni. La fondazione è sempre ben lieta, davvero, di sostenere iniziative che vanno nel senso, diciamo, che vanno nel senso dell'arricchimento del territorio. Quando dico arricchimento non mi riferisco solo ed unicamente a, diciamo, all'arricchimento dal punto di vista economico, eccetera, ma proprio dal punto di vista dell'arricchimento culturale. E sappiamo bene, poi diciamo chi, i presenti, le relatrici, che veramente aspetto di ascoltare con ansia, sanno bene che ogni tutto quello che è investimento in arte, in cultura, poi ha una ricaduta, acquisisce un valore anche per quello che è lo sviluppo economico del territorio, che è importante perché poi ovviamente la società ha bisogno di tutto questo per vivere. Ora, vi ringrazio dell'opportunità che ci è stata data, rinnovo i saluti e l'apprezzamento e spero che anche in futuro iniziative che mettano insieme istituzioni, professionisti, scuola, perché i giovani hanno bisogno di essere sensibilizzati e coinvolti in progetti che siano significativi. E l'esperienza, nulla più dell'esperienza concreta sul campo, contribuisce e anche gomito a gomito con persone esperte, con professionisti, contribuisce ad arricchirli e a migliorarne la formazione. Veramente mi auguro che ce ne siano anche in futuro di iniziative analoghe. E la fondazione sarà presente. Grazie a voi. Sì, ringraziamo la dottoressa Carnevali in rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno per le belle parole che ha pronunciato a favore di questo progetto e di questa pubblicazione. Diamo la parola a questo punto alla dottoressa Gabriella Sabatini della Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti del Paesaggio e Paesaggio dell'Umbria. Grazie. Grazie, dirigente, saluto tutti quanti e porto contestualmente i saluti della sovrintendente, l'architetto Lira Caiano, in questo pomeriggio. Saluto tutti i partecipanti soggetti intorno a questo tavolo virtuale che ci costringe, le modalità che ci costringono in questo particolare momento storico. Volevo salutare gli autori del volume, tutti quanti che poi ricorderemo nel dettaglio, i collaboratori della sovrintendenza attuale, i collaboratori che hanno preso parte nelle attività del progetto passato. E volevo salutare il dottor Cifarelli che ci presenterà poi
nel dettaglio ci presenterà tutto il profilo scientifico, naturalmente, di valutazione del volume. E soprattutto volevo salutare i soggetti, che più volte è stato ripetuto, i soggetti protagonisti, cioè i ragazzi, che spero essere presenti in questa diretta streaming, perché sono stati loro la voce portante. Dunque, noi oggi pomeriggio, in questo incontro, voglio dire in questa chiacchierata sostanzialmente, che andiamo a celebrare l'uscita di questo volume, che è molto esile ma estremamente significativo, e che parla dei risultati di uno scavo, di un'indagine archeologica, cioè quella delle strutture del Tempio Romano di Nocette di Pale e non altro. Andremo a vedere che poi allarga questo orizzonte sostanzialmente scientifico ad analizzare altri contesti, sotto lo sforzo di tutti i soggetti di cui vediamo intorno. È stato un progetto editoriale che ha avuto il supporto di tutte le amministrazioni, le amministrazioni appunto comunale di Foligno, la sovrintendenza e la direzione scolastica e le associazioni di volontariato, le associazioni culturali a vario titolo. Mi preme però partire da un contesto oggettivo. Partiamo dallo scavo di Nocette di Pale, avvenuto nel 2014, quindi da qui. Partono praticamente il progetto editoriale vuole restituire l'esito di due percorsi, un percorso didattico formativo, di cui andremo a parlare, e un percorso scientifico, tutti e due complementari. Percorso didattico formativo nasce appunto dal 2014 con lo scavo di questo contesto archeologico, uno scavo che però non ha potuto vedere il suo termine. È stato precedentemente accennato dalla dirigente scolastica, è vero, c'è stato uno stop dovuto a applicazioni normative ministeriali che però discendono da una ratifica della Convenzione Valletta. Lo Stato italiano ha ratificato la Convenzione di Valletta e si è adeguata sostanzialmente con l'applicazione di circolare ministeriale a un concetto di tutela e salvaguardia molto più restringente per quanto riguarda le applicazioni nell'ambito dell'indagine archeologica. Cosa è successo? È successo che praticamente si è dovuto appunto correggere il tiro sostanzialmente, ipotizzare progetti di incontro sostanzialmente tra la sovrintendenza, in questo caso la sovrintendenza per la tutela archeologica, perché come voi sapete noi siamo una sovrintendenza unica dal 2016, quindi ci chiamiamo sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, ed ogni praticamente area della nostra sovrintendenza poi applica le proprie attività di tutela. In questo caso il progetto che ha origini da un precedente progetto 2012, sempre ricordato dalla dirigente che vedeva una forma di collaborazione dall'allora sovrintendenza per i beni archeologici dell'Umbria e quindi aveva già una vocazione ben definita, la sovrintendenza archeologica, prevedeva quindi un processo di incontro sostanzialmente attivo, quindi un'applicazione sul campo, quindi un'esperienza da parte degli allievi degli ultimi anni del liceo, perché è anche una forma di orientamento sostanzialmente, quindi educare, sperimentare i ragazzi del liceo classico Frezzi di Foligno in alcune attività e discipline nel campo archeologico, andando operando sul campo. Questo è stato possibile fino a, ripeto, al 2014, quando invece poi diverse applicazioni, diverse normative hanno dovuto ricorreggere sostanzialmente il progetto. Però non tutto, voglio dire, è stato anche un valore aggiunto perché nel frattempo il MIUR e l'allora MIBAC, perché noi adesso siamo convertiti nell'attuale Ministero della Cultura, MIC, ha stilato un protocollo di intesa e quindi ha fatto rientrare questa attività sostanzialmente tra educativa, formativa, didattica nel più ampio progetto alternanza scuola-lavoro, che poi è stato declinato attraverso poi singole convenzioni tra i luoghi della cultura del nostro ministero, che possono essere sovrintendenze, archivi, biblioteche, musei,
sostanzialmente incontrando gli istituti scolastici per fornire naturalmente attività di orientamento di tipo professionale, di tipo anche scolastico, di tipo universitario. Quindi siamo arrivati nel 2017 a ristabilire, a ridefinire questo progetto che nasce sempre comunque dallo scavo di Nocette di Pale. Quindi come mi piace proprio ricordarlo come punto di partenza, e si è poi tradotto in queste attività che seguono il vero e proprio scavo. Perché se i ragazzi fino adesso si erano, perché i ragazzi che vedo qui collegati sono i ragazzi che hanno partecipato al secondo progetto, sono i vostri compagni delle classi precedenti che vi hanno preceduto, appunto, che hanno sperimentato attività sul campo, voi avete sperimentato quelle attività proprie della sovrintendenza che si applicano dopo lo scavo e che servono naturalmente a conoscere il contesto che si è andato a indagare. Sono tutte attività di tipo proprio pragmatico che noi quotidianamente nelle nostre sovrintendenze applichiamo qualora incontriamo e ritroviamo contesti archeologici. Rimaniamo sempre nell'ambito della materia archeologica e quindi questo è bene ricordarlo. Il progetto quindi ha avuto sia una parte, sempre nell'ambito dell'aspetto formativo e educativo, una parte teorica, un po' come no, succede anche nell'università, quindi con lezioni frontali, lezioni tenute poi da esperti. Che più volte ricordate a vario titolo, dai nostri funzionari, dai nostri anche collaboratori della sovrintendenza, nelle varie discipline che spaziano dalla metodologia di scavo alla nozione di legislazione in materia di tutela dei beni culturali, a primi rudimenti dei sistemi di inventariazione, a tutte quelle discipline che potevano dare le prime forme di conoscenza e di approccio allo studio dello scavo, della fase, della sezione post-scavo. Lezioni frontali, uscite didattiche tenute anche da vari esperti del settore. Nel territorio, perché ed è bene ricordarlo che lo studio non si circoscrive e riproporremo, lo ribadiremo poi oltre al solo studio delle strutture rinvenute, ma si amplia nel contesto territoriale nel quale si inserisce. Lezioni frontali, dicevo, e lezioni pragmatiche, proprio di laboratorio. Ed è qui che è stato uno sforzo proprio di collaborazione a 360 gradi di tutte le istituzioni coinvolte, perché non solo la sovrintendenza ha aperto i propri archivi fotografici e anche archivi storici, quindi ha aperto i propri magazzini, nello specifico magazzino statale di Colfiorito, dal quale sono stati prelevati materiale significativo, naturalmente sotto come dire, l'aspetta delle nostre delle professioniste archeologhe, nonché amiche, collaboratrici da una vita della nostra sovrintendenza, che provenivano da scale sia da Nocette di Pale che anche dal contesto, poco oltre che poi andremo a parlare, del sasso di Pale, che era un contesto di scavo archeologico già indagato dalla nostra sovrintendenza nel 1989 dall'allora funzionario di zona, la dottoressa Laura Bonomi Ponzi, ma che non è stato mai edito. Ecco, anche di questo parleremo come validità scientifica della pubblicazione. Quindi questi oggetti, questo materiale che è stato selezionato e portato pragmaticamente proprio nei luoghi che ci ha dato, che ci ha ospitato dell'amministrazione comunale di Foligno di Colfiorito, i ragazzi hanno potuto quindi attraverso il nostro collaboratori, restauratori, fotografi, proprio cimentarsi proprio in quelle attività che sono poco tipiche, quindi andare a vedere cosa significa consolidare delle strutture qualora l'indagine ne abbia restituito, cosa significa andare a restaurare reperto sia ceramico che metallico, cosa significa andare a pulire, cosa significa andarlo a disegnare, cosa significa andarlo a ricomporre sostanzialmente e andarlo a restaurare, perché poi la forma poi restaurata, che lo vedremo poi nel piccolo catalogo presentato nella pubblicazione, è quella che ci ha permesso poi di
conoscere, di circoscrivere meglio l'intero contesto poi rivenuto. Però mi piace anche sottolineare un altro aspetto che penso che sia anche il pregio di questo. Ho parlato del percorso dell'obiettivo formativo didattico. Altro punto fondamentale, e non è una da sottovalutare, la consapevolezza. Vedete, la consapevolezza che come obiettivo del progetto stesso, la consapevolezza da poter sperimentare dei ragazzi della propria storia territoriale e del bene culturale, in questo caso il bene archeologico con i quali sono venuti a contatto. Non è un concetto banale, perché si sta anche prendendo abbastanza enfasi anche a livello internazionale. E ve lo dico perché, avendo avuto esperienza nel campo dell'ufficio UNESCO del mio ministero, del segretariato generale, il concetto della consapevolezza è molto caro al Centro del Patrimonio Mondiale di Parigi, che è l'organo che praticamente seleziona le candidature dei siti UNESCO a livello mondiale, e tra cui anche i nostri siti UNESCO, e che sta sempre più attraverso le proprie raccomandazioni cercando di sensibilizzare, cercando di motivare, cercando di promuovere presso gli stati membri della Convenzione del Patrimonio Mondiale questo concetto della consapevolezza attraverso le proprie istituzioni sul territorio, pubbliche e private, attraverso le istituzioni culturali di vario tipo, attraverso le comunità locali, che è l'elemento fondamentale, attraverso le scuole, che sono poi tutti soggetti che si devono prendere in carico di trasmettere poi il valore del bene alle future generazioni. Quindi il concetto della consapevolezza, se noi lo vogliamo rapportare al nostro progetto, quindi della consapevolezza, della conoscenza del territorio, del bene, in questo caso calato nel bene archeologico, nelle forma di salvaguardia del bene stesso, e quindi di trasmissione della sua eccezionalità poi nel futuro. Ho parlato quindi di un progetto, di un percorso didattico formativo racchiuso in questa piccola esile pubblicazione, ma ripeto preziosissima, e i ragazzi possono vedere il proprio prodotto in maniera pragmatica nel catalogo del materiale. Hanno contribuito loro stessi poi sostanzialmente alla resa che noi vediamo nella resa finale, quindi nella schedatura, nella presentazione. Ma il libro ha anche un altro pregio, il pregio di aver istituito un contributo scientifico di grande lavoro, di grande spessore, e questo lo devo alle curatrici, dottoressa Picuti e dottoressa Albanesi, con le quali abbiamo naturalmente intrecciato il percorso e anche l'architettura. Perché? Perché non hanno voluto solo restituire, come dire, il dato secco, nudo della comunicazione del tempio repubblicano di Nocette di Pale, che comunque è il punto di partenza, ma hanno guardato un po', allargato un po' l'orizzonte, in una visione, diciamo, l'orizzonte territoriale nel quale il contesto si colloca. Innanzitutto restituendo anche una con rigore critico di un altro scavo della sovrintendenza, quello appunto già accennato dell'89, che aveva messo in evidenza delle strutture sulla vetta di Sasso di Pale, uno scavo mai edito, e ha posto l'attenzione sostanzialmente in un'analisi scientifica di tutto il contesto territoriale, in una forma diacronica, quindi spaziamo dalle prime forme di frequentazione dell'area geografica che vanno al Neolitico con le pitture rupestri, passando all'età del bronzo, quindi con i rinvenimenti che sono stati sulla vetta del Sasso di Pale, attraverso la fase romana, repubblicana romana, che poi meglio approfondiremo, fino praticamente in una continuità di vita alla fase medievale con l'eremo di Santa Maria Giacobbe. Ecco, oltre a questa fase diacronica, quindi di un approccio, voglio dire, nel tempo,
È stata anche tentata un approccio anche multidisciplinare, perché non si è parlato soltanto dell'aspetto archeologico, quindi dell'analisi delle strutture del materiale, ma si è dato uno sguardo anche al contesto geologico del settore. Sappiamo bene quanto l'orografia, la situazione territoriale possa essere di ostacolo oppure favorire gli insediamenti umani nel tempo, anche l'aspetto numismatico, quindi la veiculazione dell'aspetto economico, monetario del sistema e lo sguardo poi più specifico dei materiali. Questa è dal punto di vista scientifico, forse è l'apprezzamento maggiore in un momento in cui, e questo mi duole dirlo come funzionario della sovrintendenza, la sovrintendenza stessa, sovrintendenza nel suo complesso, fatica duramente a dare delle pubblicazioni, a pubblicare. A dare conoscenza, a dare comunicazione scientifica dei propri ritrovamenti per mancanza di personale e per un approccio alla tutela archeologica che privilegia altre tipologie passive. Non abbiamo più la facoltà di programmare scavi di natura estensiva, ma di come dire, stare dietro a delle procedure amministrative sostanzialmente di tutela che ci rendono e ci assorbono energia e non ci danno quella serenità, quella capacità anche, quello spazio, quel tempo che comunque è nostra competenza istituzionale di dare comunicazione di quanto si rinviene naturalmente nelle proprie attività di tutela. È per questo che ogni pubblicazione di questo rigore scientifico proveniente dal nostro territorio non può essere che gradita, anzi, e ringrazio per questo le curatrici. Grazie. Ringraziamo vivamente la dottoressa Gabriella Sabatini per averci fatto questo approfondimento, no, del progetto, diciamo, dandoci proprio questo spaccato, no, di come si lavora nell'ambito dell'archeologia, quali sono gli obiettivi, le finalità della sovrintendenza, quali sono i punti di forza, ma anche i punti di debolezza, e quanto ci tenga poi al rapporto con le scuole e con i giovani, no? Anche per uno sviluppo in futuro, insomma, dell'attività archeologica. Quindi grazie ancora. A questo punto passiamo proprio al cuore, diciamo così, dell'incontro di questa sera, ovvero alla presentazione del volume e quindi un benvenuto al dottor Francesco Maria Cifarelli della Soprintendenza Capitolina dei Beni Culturali che presenterà la pubblicazione. Grazie. Grazie professoressa, e ringrazio anch'io il comune di Foligno nella persona dell'assessore De Bonis e ringrazio la sovrintendenza ABAP per l'Umbria e le due curatrici per avermi dato l'incarico di presentare questo libro, in verità non semplice da presentare. Mi avvantaggia molto l'introduzione fatta da Gabriella Sabatini, che ha già a 360 gradi dato un inquadramento generale di questo libro, anche perché leggendo la sua presentazione avevo avuto idea di partire da una stessa traccia che lei aveva indicato, un po' di spacchettare l'indice di questo volume, peraltro molto bello. Mi associo alle parole della professoressa Neri alle congratulazioni alla casa editrice Fabbri, perché l'impaginato è chiarissimo, le immagini sono facilmente leggibili e tutto questo restituisce una grande facilità di lettura e di comprensione anche del dato scientifico. Vi dicevo, mi associo a una traccia lanciata da Gabriella Sabatini, una traccia che ripercorre un pochettino la storia, l'iter scientifico che le curatrici hanno voluto seguire nel fare quel passaggio dal particolare dello scavo al contesto generale, topografico e diacronico che già Gabriella Sabatini ha descritto così bene. Prima di passare al volume, però, volevo ribadire una cosa che ha detto Gabriella Sabatini, che è importantissima. È uno scavo pubblicato, anzi, in questo vostro progetto fra sovrintendenza e scuola è il secondo scavo pubblicato. Dunque, è un sistema di lavoro che va rimarcato in anni e in epoche in cui gli archeologi stanno dimenticando a volte quello che è un loro dovere
etico fondamentale, ovvero di pubblicare quello che scavano, avere un'edizione completa di ben due scavi fatti in associazione fra sovrintendenza con la necessaria guida scientifica della sovrintendenza, professionisti sul campo e altri istituti, è un qualcosa veramente da rimarcare. E vi dicevo, presenterò questo volume partendo dallo scavo da cui nasce tutto quanto, ovvero lo scavo di Nocette di Pale, che viene descritto da Matelda Albanese e Maria Romana Picuti nel capitolo centrale del volume, ma che io faccio diventare l'inizio della mia presentazione. Ed è una storia anche molto bella, una storia di collaborazione fra privati e istituzioni, perché viene segnalato nel 1998 da un appassionato di trekking, leggo Feliciano Benci, vengono segnalate sul sito poi investito dalle ricerche delle terrecotte architettoniche che Maria Romana Picuti pubblica immediatamente, e che davano la prima segnalazione dell'idea di un tempio. Non paghe, Maria Romana Picuti e Matelda Albanesi cominciano a pensare a un progetto un pochettino più in grande, senza probabilmente mai immaginare di riuscire ad andare a scavare. Vi ho messo questa immagine da Google Earth che tutti voi conoscete, forse l'ho messa più per me. Sono di tutt'altro territorio, questa è la sommità, questa è la zona di Nocette di Pale dove verrà individuato il tempio. E non paghe, riescono ad ottenere delle indagini geofisiche fatte, che qui nel volume vengono date in appendice, ma che ho messo subito in senso cronologico prima dello scavo, delle indagini geofisiche che pur con una certa difficoltà data dall'omogeneità tra il materiale archeologico e il suolo di base, restituiscono comunque l'idea di un qualcosa della presenza di strutture sul fondovalle. Lo scavo del 2014 va a indagare queste strutture, e lo scavo, devo dire, è fortunatissimo. In un'area di indagine di non enormi dimensioni viene centrata esattamente l'estensione di un tempio non grande ma estremamente interessante, che viene presentato in maniera molto sistematica, partendo anzitutto dai dati, cosa è stato trovato. Questo edificio di 8 per 13 metri circa, conservato praticamente soltanto nelle sue fondazioni, questa è un'immagine credo alla fine dello scavo, conservato soltanto all'altezza delle sue fondazioni e praticamente privo di stratigrafia archeologica, ma piuttosto chiaro nella sua lettura. Ritorno indietro nell'immagine, è un tempio di un tipo abbastanza particolare, rettangolare, questo è il pronano, dovete immaginare che si entrava da qua, e sul fondo una coppia di celle, due piccoli ambienti di culto, che costituivano la partizione architettonica dell'intero edificio. Questa è una bella ricostruzione che dà un'idea anche abbastanza ovviamente di massima e ovviamente generale di come doveva presentarsi il nostro piccolo tempio con le sue decorazioni architettoniche. Notano molto bene Maria Romana Picuti e Matelda Albanesi le varie fasi dell'edificio, la struttura attribuibile probabilmente in base alle terrecotte architettoniche, questi materiali che decoravano il tetto nella loro fase più antica, fra la fine del terzo e la prima metà di secondo secolo, ma alcuni restauri che dovrebbero appartenere a un'età un po' più avanzata, forse alla fine della Repubblica, fatti di piccoli contrafforti che in maniera molto interessante le due autrici attribuiscono alla riparazione di danni di eventi sismici noti peraltro alla fine del primo secolo a.C. dalle fonti per l'intera zona. Importantissime per la comprensione dell'edificio, e qua rientra il discorso che faceva Gabriella Sabatini del lavoro sui materiali che hanno fatto i ragazzi, sono le terrecotte architettoniche che lo decoravano. Vi faccio vedere questa, una delle più belle, una serie di terrecotte abbastanza interessanti, datate per l'appunto alla fine del terzo e prima metà secondo secolo a.C., che danno un repertorio cronologico di questo edificio e ci aiutano anche a comprendere innanzitutto le funzioni, ma l'intero apparato decorativo. Fra i materiali mi piace citare anche questi bei bolli della tarda Repubblica che costituiscono, come giustamente diceva l'estensore della nota, un ritrovamento abbastanza raro in queste valli interne dell'Umbria. La presentazione completa, esaustiva, di tutti i materiali rinvenuti, si chiude con una piccola nota
ad opera di Maria Romana Picuti da sola sull'edificio templare. E anzitutto i confronti architettonici. Ritorno un attimino indietro perché devo a Francesca Diosono, me l'ha inviata proprio questa mattina, questa bella immagine del tempio trovato nell'area dell'area B di Cascia di Villa San Silvestro, che Maria Romana Picuti ovviamente conosce bene e ricorda fra i suoi confronti, che costituisce l'esempio più vicino di una tipologia templare non diffusissima. Maria Romana ricorda giustamente gli edifici in aria etrusca, quasi antecedenti di questi nostri edifici, ma sostanzialmente, oltre a questo confronto vicinissimo, tutta una serie di templi diffusi in Abruzzo, una tipologia che sembra avere particolare diffusione in questa regione appenninica e che così costituisce un dato interessante di confronto. Nella discussione dei dati, dopo questa della tipologia architettonica, Maria Romana Picuti si cimenta nel tentativo, almeno in una discussione, di cercare di capire a chi era dedicato questo tempio. L'idea del toponimo di Pale, legato alla divinità Pales, è giustamente discussa per quello così. Perché deve essere discussa in quanto piuttosto letteratura locale, e piuttosto interessante un fatto, torno indietro se ci riesco, un fatto, questo tempio sembra non avere podio. Chi studia architettura romana sa bene che il podio, ovvero questo grande basamento su cui sorgevano gli edifici di culto romani, è una caratteristica quasi irrinunciabile dell'architettura templare dell'antichità romana. L'assenza di podio costituisce ovviamente qualche problema, ne hanno discusso a lungo le due autrici. Esiste un pavimento, tracce di un pavimento qua all'interno di una delle celle, è stato trovato probabilmente il piano di calpestio qua fuori. Sembrerebbe oggettivamente che questo tempio possa non avere podio. E il fatto che non ha podio, un bravissimo studioso dell'Università di Perugia, mi sembra Francesco Marcattini, da poco studiato questo problema e l'ha riferito a delle situazioni, a dei particolari culti, tutti quanti riferibili a divinità femminili. Nella sua scheda Maria Romana Picuti ricorda questo elemento e giustamente, a mio avviso, non spingendosi oltre, si mette sul campo quello che si può mettere, ma non si va oltre quello che i dati possono dire. La presentazione dei materiali del tempio è chiusa da una deliziosa nota di Samuele Ranucci sulle ritrovamenti monetali. È molto interessante questa presenza di materiale più antico proprio dalla fine del terzo e il terzo secolo d.C. Ovviamente va presa con la casualità, con la dovuta casualità questo dato. Le monete stanno lì fuori contesto perché e si trovano così, appunto, il loro rinvenimento è dovuto più al caso che a effettivi significati. Però una cosa molto interessante è una nuova frequentazione dell'area attribuita, data da monete, che cominciano addirittura dal XV secolo. Ed è molto interessante perché parla di monete che attestano una circolazione con l'Adriatico e dunque ancora una volta questo ruolo di cerniera, di asse di comunicazione fatto dalla Valle del Menote, che viene fuori anche in rinvenimenti monetali del Rinascimento e anche oltre. Come diceva giustamente Gabriella Sabatini, da questo rinvenimento le tre curatrici costruiscono attorno il contesto. In archeologia qualsiasi studio deve essere fatto prendendo i dati, organizzandoli, costruendo un contesto e poi facendo dire a questi dati, partendo dalla realtà archeologica, quello che questi dati possono dire, cercando sempre di non andare oltre, e lo ripeteremo alla fine questo concetto. Dunque, il contesto anzitutto è un contesto geologico, perché la geologia è quella che costituisce l'ossatura del paesaggio su cui gli esseri umani si muovono e che gli esseri umani sfruttano per costruire il paesaggio antropizzato al loro uso e consumo. Un bel saggio di Angela Baldanza ci ricorda questo legame forte della Valle del Menotre fra l'acqua e la montagna, fra il calcare di base e il lavoro che il Menotre ha fatto
non solo tagliando ma anche deponendo. Mi è piaciuta moltissimo questa affermazione quasi estetica di questo fiume che scavando e deponendo ha generato il paesaggio attuale della montagna. Vi ho fatto messo qui due immagini tratti dal saggio della Baldanza del monte e del fiume, e alla fine vi ho messo un'immagine presa da Google Earth che mostra qual è il risultato di questo lavoro: non solo le grotte, non solo l'asprezza del sasso di Pale, non solo la piccola pianura, i depositi di travertino su cui sorge adesso il paese, ma sostanzialmente questa via, questa spaccatura che diventa via naturale di comunicazione fra la Valle Umbra e l'entroterra col piano di Colfiorito in alto. E infatti al contesto geologico segue un bel saggio di sempre di Matilde Albanese e di Maria Romana Pricuti, dedicato a quella che è l'asse portante del popolamento all'interno di questa valle, la via Plestina Laurentana, che dalla zona del Topino, dell'incrocio fra il Menotre e il Topino, porta fino ai piani di Colfiorito e oltre fino all'Adriatico. Se ne danno alcune immagini molto molto suggestive: una tagliata proprio sotto al sasso di Pale, poi gli viottoli attuali accanto alla piana che perpetuano quest'asse di comunicazione che dalla preistoria, si può dire sicuramente dalla preistoria, fino a, come abbiamo visto dal saggio di Ranucci, al Rinascimento, fino all'età moderna, fino a oggi, insomma, costituisce il fulcro dello sfruttamento, del popolamento, del passare e del rimanere dell'uomo all'interno di questa valle. Subito dopo, in questo contesto geografico, in questo contesto topografico, territoriale, si va a innestare la presenza umana. E un intenso saggio di Laura Derme ci parla della preistoria e della protostoria, partendo da questo eccezionale riparo sotto roccia che la Derme descrive con assoluta precisione. Dalle sue immagini, la Derme mi sembra ne conti circa 22, che datate sono state datate con il carbonio 14, un risultato purtroppo molto ampio, dal Neolitico alle fasi iniziali del Bronzo Medio, il risultato che ha dato la data del carbonio 14, ma che comunque costituiscono una testimonianza assolutamente eccezionale di arte rupestre, di frequentazioni all'interno di queste grotte naturali che poi vedremo frequentate anche dopo, per la sola suggestione. E dopo questi ripari, il dato forse uno dei più significativi usciti fuori da questo volume, ovvero l'identificazione dell'insediamento sulla cima del Monte di Pale, non come si era sempre pensato come un insediamento umbro, ma come un insediamento protostorico. La Derme, da pochissimi materiali, riesce a ricostruire presenze certamente almeno del Bronzo Medio 3 e del Bronzo Recente. Piccolissimo frammento potrebbe dare idea che questo insediamento di altura sia perdurato anche fino all'età del bronzo finale. Partiamo dai secoli fra la metà del XV e la metà del XIV, e col bronzo recente oltre, diciamo dalla seconda metà del secondo millennio avanti Cristo. Questi siti di altura che hanno confronti insediativi piuttosto ampi nell'area umbra, la Derme ricorda molto bene quelli di Gubbio, di Spoleto, ma allarga la sua indagine anche alle Marche, alla Toscana, al Lazio. Ho fatto qui un altro spacchettamento dell'indice, ma mi è sembrato quasi giusto fare un salto dall'altra parte della storia, perché il punto è lo stesso, e mettere in questo punto qui l'eremo, che alla fine, l'eremo di Santa Maria Giacobbe, che alla fine Marta Gaburri e Paolo Apieri mostrano in un piccolo ma denso saggio. La mia preparazione non è certo quella giusta per descrivervi le pitture, ve le faccio semplicemente vedere, rimando alla lettura di questo bel saggio. Quello che mi piace vedere da topografo è quello che le due autrici anzitutto notano, senz'altro, questa sorta di mimesi fra l'eremo e la roccia, che è una cosa molto molto bella da pensare anche nei suoi significati,
Ed è molto bello notare i caratteri terapeutici di questo culto. Mi raccontava proprio questa mattina Maria Romana Picuti di questa goccia, di questi fedeli che andavano all'interno di queste rocce a prendere le gocce che cadevano dalla roccia, che stillavano in questo punto dalla roccia, forse legate a una sorgente sulfurea a fini terapeutici. È una cosa molto bella da notare, e ci si verrebbe veramente da chiedersi se questo uso di questa ritualità medievale non possa aiutarci a capire qualcosa di prima, ma è una di quelle ipotesi che come tale debbono rimanere. Dopo questa, così, questo, dopo il quadro preistorico e protostorico, e dopo questa puntata nell'eremo che vi ho voluto far fare ora, viene inserito nel volume, cosa che, come ha già detto Gabriella Sabatini, operazione importantissima a questo caso, viene edito un secondo scavo che non era ancora probabilmente stato edito, se non in poche, in varie notizie reperibili nella bibliografia scientifica, localizzato sulla cima del Sasso di Pale, in diretta visuale con il fondovalle e con il Tempio di Nocette. Viene scavato una struttura estremamente difficile da interpretare, scavata da Laura Bonomi Ponzi, che ha già ricordato Gabriella Sabatini, funzionario della sovrintendenza in questa zona fino a alcuni anni fa. La Laura Bonomi Ponzi propone di riconoscere in alcune tracce sul terreno e in alcuni piccoli resti di struttura muraria un piccolo edificio quadrato di 10 metri per 10 metri all'incirca, con un suggesto su un lato probabilmente dotato di una pavimentazione in cacciopesto. Le tracce sono pochissime, alcuni altri punti hanno segnalato non solo alcune probabili sistemazioni a terrazze dell'area attorno, ma delle fosse al cui interno sono stati trovati dei materiali estremamente importanti per la lettura del contesto. Tra i materiali, cubetti di cotto per la pavimentazione, una serie di intonaci sia bianchi che colorati, ma sostanzialmente estremamente importanti per l'interpretazione, un'antefissa, questa è di età augustea, abbastanza tardi, questo pezzo sulla sinistra dello schermo che con un po' di dubbio, probabile ma non certo, potrebbe essere attribuita a un'antefissa di fine terzo, inizi secondo, dello stesso tipo che abbiamo visto nella zona bassa di Nocette di Pale. Le antefisse, specie alla fine del secondo, terzo, inizi secondo, sono chiaro segno, quasi non sicurissimo, ma probabile al 99%, di un edificio di culto. Sulla cima del Sasso di Pale, fortunatamente, sono venuti però dei materiali chiaramente di culto, dei vasetti miniaturistici a vernice nera, che devo dire, purtroppo nel catalogo non c'è la figura di neanche uno di questi, e sarebbe stato forse importante almeno uno metterlo proprio per l'importanza documentaria. A volte è un pezzolo piccolino, bruttino, bruttino, però ha un'importanza storica fondamentale, e così va dato nel giusto risalto. Però dei votivi miniaturistici, anche questi di inizio secondo secolo, che ci rendono che ci rendono sicuro che alla fine del terzo e l'inizio del secondo ci fossero due templi in questa zona che si guardavano uno dal basso e l'altro da su, da in cima al monte. La Laura Ponzi Bonomi dà delle proposte piuttosto suggestive, che correttamente lascia come tali, di interpretazione di questa struttura in cima al monte. Da una parte pensa a un auguraculum. Un auguraculum è un edificio molto particolare, molto importante nell'antichità romana, nella ritualità romana, nel rapporto tra l'uomo e gli dei. Era l'edificio piccolo, l'edificio quadrangolare scoperto, dal quale gli auguri leggevano i segni divini mandati, per esempio, dal passaggio degli uccelli. Oppure la Ponzi Bonomi pensa semplicemente a un tempio, però valorizzandone la forte posizione di visuale sulla valle, in questo caso verso la zona di Forum Flaminii e dell'antica Fulgine. Queste sono le immagini fatte dalla cima del Sasso di Pale, che guardano appunto Forum Flaminii, Fulgine, ma è importante anche dall'altra parte, la valle che se ne sale fino a verso Colfiorito di Foligno.
all'altipiano di Colfiorito. A questo punto viene presentato tutto il contesto. La è questa, le due delle curatrici, Madelda Albanesi e Maria Romana Picuti, redigono un capitolo di conclusione nel quale cercare di tirare un pochettino le fila di tutto questo discorso. Vi dico subito che ho apprezzato moltissimo questo capitolo di conclusioni per un motivo a cui accennavo prima. È un'epoca questa in cui l'archeologia, ma forse tutto il pensare scientifico umano è stato declassato a qualcosa che si può così, sul quale si può sognare, sul quale si può parlare in libertà, a volte senza avere quella rigorosa formazione, quel rigoroso metodo che ogni scienza impone. Vorrei ricordarvi che se l'Italia può vantare come unico dipartimento che nella sua branca a livello mondiale è il primo al mondo, proprio un dipartimento di scienze dell'antichità, quello dell'Università di Sapienza a Roma. Il dipartimento di scienze dell'antichità della Sapienza a Roma è il primo al mondo per scienze dell'antichità. E questo vuol dire che l'archeologia è una scienza, e questo vuol dire che l'archeologia è una scienza che va condotta con un metodo estremamente rigoroso. L'archeologia da spettacolo, che in quest'ultimo periodo sta prendendo molto piede, o l'archeologia fatta a volte, perdonatemi il gioco di parole, senza archeologia, ovvero tirar fuori grandi conclusioni quando spesso i dati sono pochissimi e non autorizzerebbero quelle conclusioni, addirittura a volte non ci sono, è un qualcosa che purtroppo sta sgomentando molto della comunità scientifica e che sta purtroppo prendendo molto piede. Ecco, il metodo che usano Matilda Albanesi e Maria Romana Picuti in questo piccolo ma densissimo capitolo di conclusioni è quello opposto. Prendono i dati, li presentano, impostano problemi. Si diceva spesso che in scienza sono meglio 10 buone domande di una cattiva risposta. Ecco, in questo caso stiamo facendo delle domande, stiamo impostando dei problemi, stiamo facendo dire ai dati quello che possono dire, non andando oltre. E dunque, si fa le sintesi di un quadro territoriale, anzitutto la protostoria, mettendo in risalto l'identificazione di questo abitato importantissimo sul Bronzo Medio e nello stesso momento mettendo in risalto che a questo punto la fase umbra in tutto questo in questa piccola nicchia topografica e territoriale costituita da Pale e dal Sasso sopra di questo sembra totalmente assente. Le testimonianze riattaccano con i due tempi, fra la fine del terzo e la prima metà del secondo secolo avanti Cristo. Ovviamente viene immediato il legame con la storia, con quella che con la romanizzazione di questo territorio, in particolare nella fase che vede l'avvio della prefettura di Fulginia dopo la colonia di Spoleto, l'apertura della via Flaminia del 220 a.C. e la fondazione, chiamiamola così, è una parola che non mi piace mai, di Forum Flamini nella zona di San Giovanni pro Fiamma. Un accenno delle due curatrici, ovviamente, ai santuari della zona, perché proprio in questo momento vengono o rifatti o aperti alcuni santuari importanti. Citano ovviamente quello di Cupra Plestia, ma anche il santuario di Cancelli, per esempio. E poi in questo contesto di ristrutturazione santuariale, vengono inseriti due templi, parlando di questo dialogo fra loro, cercando di dare una lettura di questo dialogo fra loro. Anzitutto il Tempio del Sasso, in cui viene rimarcata la collocazione sull'altura, viene dato un confronto con i vari santuari di sommità che sono conosciuti anche in Umbria, per esempio quello del Montengino, quello del Pennino, ma santuari di sommità sono veramente noti ovunque nell'Italia romana. Stavo pensando al grande santuario sulla cima del Monte Tifata, al santuario sulla cima del Soratte, a complessi architettonici anche dell'Abruzzo. Nella mia esperienza di segni, le due montagne più alte delle Pini, Montengino
Montelupone e il Monte Sempreviso hanno dei materiali a vernice nera esattamente sulla cima. Dunque, mettere un santuario in cima a una montagna in un mondo che ha così forte legame con la natura, con l'ambiente naturale, col divino all'interno dell'ambiente naturale, non è certo una cosa che stupisce. E in questo caso le autrici mettono ancora in risalto la possibilità di visuale, forse con un minimo di giustamente, probabilmente dicono che è meno probabile l'idea dell'auguraculum, perché l'auguraculum per necessità è un edificio scoperto, dunque se ci sono delle terracotte architettoniche questo edificio ha un tetto, non può essere un auguraculum, però lasciano aperta la possibilità appunto che abbia anche un legame col paesaggio in qualche modo. E il Tempio di Nocette, visibile di sotto, è anzitutto importante notare che questo tempio aveva probabilmente qualcosa attorno, non era isolato, sono state viste tracce di struttura, c'è una grande dispersione di materiali, dunque quello che abbiamo visto per il Tempio di Cascia è probabilmente un'immagine più, allargando lo scavo avremmo l'immagine di qualcosa di più complesso di un semplice tempio, dunque è un tempio all'interno di un qualcosa che potrebbe essere, come dice Maria Romana Picuti, altri edifici legati al culto, ma potrebbe essere anche un piccolo nucleo abitativo legato allo sfruttamento della valle. E la vita del tempio non è lunga, i materiali generalmente trovati attorno non si spingono oltre il primo secolo dopo Cristo, ma c'è un denario di Giulia Mamea che di terzo secolo dopo Cristo che darebbe una piccola attestazione di una prosecuzione posteriore. È importante vedere invece che ci sono dei materiali tardo-antichi, alto-medievali, che fanno vedere che di nuovo attorno in questa stessa zona si era formata un'altra frequentazione in un'epoca più avanzata. Cosa significhi questa coppia di edifici all'interno del territorio romanizzato? Beh, questo è forse veramente difficile dire, e nelle conclusioni di Maria Romana Picuti, Gabriella Sabatini nella sua introduzione dice tu pure un qualcosa che in questo momento non possiamo ancora spiegarci, e probabilmente è vero, alle stesse conclusioni arrivano Maria Romana Picuti e Matilde Albanesi. Certamente il Sasso di Pale con la pianura sottostante è un punto di riferimento di questo territorio da poco romanizzato, è un punto di riferimento posto in una sorta di topografica all'interno della Valle del Menotri, legato certamente alla funzionalità della nuova Umbria romanizzata in modi e in situazioni che forse è del tutto prematura dire. Non abbiamo i modelli teorici ancora per spiegare queste piccole particolari nicchie. Certamente un tempio di sommità è un tempio a valle in una zona geografica così isolata, priva per esempio di una città, è un qualcosa di estremamente particolare, è un unicum del quale forse dobbiamo aspettare confronti prima di tentare una spiegazione. E, il catalogo, diceva giustamente Gabriella Sabatini, presenta benissimo tutti i materiali dello scavo, il catalogo completa l'edizione scientifica di questa scavo e la chiude con appunto la parata dei materiali. Che dire, avete già detto anche voi tutto prima, si tratta veramente di un lavoro di qualità, si tratta di un lavoro di altissima qualità che ha iniziato con un progetto scientifico, allargato a un progetto didattico, allargato a un progetto formativo, e che si chiude nella maniera migliore possibile, nella maniera più naturale, quella dell'edizione. La professoressa Neri diceva prima bisogna venderlo, beh io mi auspico anzitutto che sia distribuito nelle biblioteche scientifiche, nelle biblioteche di Roma, di Perugia, di Firenze, di Napoli, dove ci sono le grandi università, in quelle del nord, perché questo è un volume che deve essere a disposizione della comunità scientifica. Presenta un contesto estremamente importante, lo presenta nella sua completezza, lo presenta con una grande aderenza al dato archeologico, non fornisce giustamente conclusioni che vadano al di là di quanto possibile, ma mette a disposizione della comunità scientifica un contesto importantissimo che servirà da confronto quando nuovi contesti di questo tipo ci aiuteranno a formare un modello topografico che ci aiuti a spiegare questo. E con questo rinnovo le mie congratulazioni a tutti e tre i curatori, ringrazio di nuovo voi che mi avete voluto ospitare e chiedere di chiamare a presentare questo libro, e chiudo.
Sì, allora ringraziamo il dottor Francesco Maria Cifarelli per questa presentazione che ci ha veramente entusiasmato, no? È stata una presentazione puntuale, precisa, veramente interessantissima. Il volume noi l'abbiamo già dato alla Biblioteca di Foligno, per ora ci siamo fermati alla Biblioteca di Foligno, però cercheremo magari di estendere, no? La donazione anche ad altre biblioteche, proprio per far Faccio partire volentieri veloce. intermediario per le biblioteche di Roma, la British School, l'American Va Academy. bene, ci Mandate per organizziamo. pacco, li smercio io. Perfetto, ci organizziamo perché così è un modo per far conoscere, no? Ecco, il lavoro che veramente è preziosissimo. Grazie ancora, dottore. A questo punto darei la parola a due ex nostri studenti, due studenti del Liceo Classico di Foligno, ex studenti Marta Chiocchini e Mattia Petrini, che mi risulta hanno proseguito gli studi proprio nell'ambito dell'archeologia, se non erro. Prego, ragazzi. Salve, buonasera. Sì, io attualmente sono laureata in beni culturali e sto proseguendo il mio percorso di studi in archeologia proprio. E questo progetto per me è stata l'introduzione ad un percorso di vita e soprattutto è stato ciò che le nostre due archeologhe di riferimento ci hanno trasmesso e hanno fatto sì che questo mestiere, questa grande arte, fosse scelta come volontà. Diciamo che l'insegnamento principale che mi è stato dato è stato il dare voce e prestare ascolto, che penso sia di base ciò che fa una persona che lavora nell'ambito dei beni culturali, cioè dare voce a ciò che non può parlare da solo, quindi in questo caso specifico tutti i nostri materiali, lo scavo in sé, e prestare ascolto a ciò che ci dice il nostro territorio nella sua completezza. E quindi per me è stato un percorso importantissimo quello all'interno di questo progetto scolastico e auguro a chiunque di avere tali possibilità nel futuro, poiché è l'esplorazione di un qualcosa che normalmente non è alla portata del cittadino. Quindi ringrazio enormemente sia la scuola, sia la sovrintendenza e soprattutto il complesso sia dei professori, ma soprattutto Maria Romana e Matelda, che finito il percorso scolastico comunque hanno fatto parte delle nostre vite, sostenendoci nelle nostre scelte. E quindi per me è stato un piacere e un onore collaborare a questo progetto. Va Quindi bene, grazie. Sì, prego. penso che passerò la parola quindi a Mattia. Grazie mille. Buonasera. Anche io ho proseguito il percorso di studi in archeologia e essendomi laureato a luglio, poi ho deciso di proseguire i miei studi con un dottorato presso la Sapienza Università di Roma. E nonostante io poi abbia proseguito con un diverso ambito di ricerca, devo dire che questa esperienza per me è stata fondamentale in quanto è stata, diciamo, il primo approccio all'archeologia. Ed è stata fondamentale perché attraverso queste esperienze, prima a Cancelli e poi a Pale, mi sono innamorato di questa scienza, perché è a tutti gli effetti, diciamo, una scienza. E come anche poco fa asserito da Marta, vorrei dire che l'archeologia, ecco, sì, è piuttosto utile non in quanto scienza fine a se stessa, ma come disciplina viva da non tenere chiusa in una teca, ma per valorizzare e per avvicinare il pubblico, magari anche non quello scientifico accademico, ad una memoria storica che ci appartiene a tutti gli effetti. E quindi il mio è un invito anche a chi non studia archeologia ad approfondire questa disciplina, perché è il nostro retaggio e sono i nostri costumi e vanno in certo senso capiti e studiati. Vorrei anch'io ringraziare le dottoresse Picuti Albanesi, in quanto devo loro, diciamo, il mio percorso di studi e di vita, si spera. Grazie a Marta Chiocchini e a Mattia Petrini che ci hanno espresso proprio la passione con cui si dedicano a questo punto all'archeologia. Ecco,
quindi di come poi abbia inciso, no, il lavoro nell'ambito del progetto, nella futura attività di studio e quindi successivamente di lavoro. E a questo punto l'abbiamo menzionato diverse volte durante la precedente parte dell'incontro e quindi diamo la parola alle due archeologhe, no? Alla dottoressa Matelda Albanesi, alla dottoressa Maria Romana Picuti. Ecco, hanno fatto veramente un grande lavoro, faticoso, l'hanno portato avanti, come dicevo prima, con grande entusiasmo e passione. A loro la parola. Prego. Allora, inizio io, scusate, sono molto emozionata sia dalle parole che sono state dette da Gabriella, da Francesco Maria Cifarelli e anche dai ragazzi, cioè si è, non so, chiuso un cerchio di emozioni che mettono insieme sia l'esperienza professionale che anche l'esperienza emotiva che è sempre molto forte e fa dimenticare tutte le difficoltà, diciamo, che sono, ecco, anche con Gabriella Sabatini, insomma, che è stato, diciamo, il tramite istituzionale che ha consentito di compiere, diciamo, queste operazioni che sono molto molto complesse e penso ne abbiate avuto, diciamo, sentore anche dalle parole appunto della dottoressa Sabatini e di chi mi ha preceduto. E ringrazio anche tutti quelli che sono collegati, ci stanno arrivando dei messaggi, dei saluti anche di persone lontane, di archeologi che hanno fatto con noi le prime esperienze di campo nell'archeologia e che insomma penso che rivedano in Marta e anche in Mattia, diciamo noi da giovani, ecco, qualcuno ha cambiato strada, qualcuno ha insistito, insomma, dei percorsi di vita che, come dire, attraversano le varie generazioni e questo incontro per noi abbiamo cercato di pubblicizzare il più possibile, è stato anche un sistema per riallacciare, diciamo, dei contatti con persone che sono lontane e che voglio salutare in questa occasione. Io in tutto questo mi ero data il compito, innanzitutto, ecco, voglio per un'ultima volta ringraziare e manifestare la mia gratitudine a tutti coloro che sono intervenuti e anche per i complimenti, insomma, ok. E mi ero data però il compito di menzionare in maniera molto molto breve, però puntuale, alcune persone che sono state in parte citate, tutti sono coloro che hanno collaborato, sono puntualmente ricordati nel colofon del volume. Però volevamo salutare Feliciano, alcuni che sono stati in particolare il germe all'origine di tutta questa operazione, in particolare sul Sasso di Pale, e cioè Feliciano Benci, che è un artista e che ho conosciuto nel contesto dell'archeologia, perché come esperto rocciatore e profondo assiduo frequentatore del Sasso di Pale, è stato colui che ha sia rinvenuto le pitture all'interno del riparo preistorico e ha anche segnalato alcune terrecotte appartenenti, insomma, al tempio di Nocette di Pale, al Tempio Basso. E anche Giovanni Galardini e Roberta Galli. Giovanni Galardini, oltre a essere un famosissimo fotografo, insomma, attraverso i cui reportage conosciamo e vediamo con occhi nuovi tanti luoghi nascosti del nostro territorio e non solo, e la geologa Roberta Galli, che durante la preparazione di una gara del Pale Ultra Trail, un'altra delle attività di rilancio di questo territorio bellissimo, hanno segnalato la dispersione dei materiali dell'età del bronzo, che poi, studiati da Laura Derni insieme a quelli del Sasso di Pale, hanno, diciamo, aperto un mondo nuovo per quanto riguarda una fase di popolamento totalmente inedita del Sasso di Pale. Poi volevamo citare, per quanto riguarda le fonti orali e locali, Eraldo Stefanucci, Paolo Piermarini, Luciano Mattioli, e un ringraziamento a coloro che ci hanno aiutato nel rilevamento, che, come penso sia emerso anche dalla presentazione del volume, il rilievo negli scavi è fondamentale come strumento di conoscenza, cioè Girolamo Barbini e Mario Silvestri, e naturalmente l'architetto Simone Moretti Giani, che è anche l'autore della ricostruzione del Tempio di Nocette, che è un architetto prestato da tantissimi anni all'archeologia e che perciò con un occhio, diciamo, sapiente ci ha aiutato nella ricostruzione del Tempio. Voglio anche ringraziare Angelo Velatta, che fa talmente tante cose per noi, per aiutarci, diciamo che è impossibile
menzionarle tutte e poi naturalmente, poiché nel corso degli scavi, diciamo, i ragazzi hanno potuto svolgere soltanto attività molto leggere e non in maniera specifica lo scavo in sé, le nostre braccia forti che ci accompagnano da anni e sognano insieme a noi e che sono Enrico Detona, Renzo Lopparelli, Giorgio Petrini e Dino Buscientella. Ecco, non voglio aggiungere altro, sono una nota chiacchierona, ma mi zittisco e ringrazio tutti di nuovo e grazie per il bellissimo pomeriggio. Prendo la parola io a questo punto e vi devo dire onestamente che sono molto commossa e confusa. Più che ringraziarvi, vi abbraccerei tutti. Ecco, detto proprio, vi abbraccerei perché a tutti i partecipanti a questa giornata, di cui veramente vi siamo grati di aver preso parte, e poi a chi ha permesso la realizzazione di questo progetto e della pubblicazione. Noi in realtà mai domite, abbiamo un sogno nel cassetto, non dico tanto quello di riprendere indagini archeologiche, ma almeno di poter effettuare delle prospezioni geofisiche, per le quali in realtà noi avevamo già presentato la domanda anni fa alla sovrintendenza e ottenuto anche il permesso, ma poi non abbiamo avuto più i fondi per effettuarle. Le prospezioni geofisiche ci permetterebbero di vedere attraverso appunto questa metodologia che prevede delle radiografie del terreno, di ciò che si trova al di sotto del piano di calpestio, vedere se ci sono altri annessi, altri ambienti e come si articolava in realtà questo santuario di cui abbiamo parlato, di località Nocette. Ci piacerebbe anche molto che quest'area possa essere valorizzata, magari anche semplicemente con un cartello, perché come è stato più di una volta ribadito dai nostri relatori, la zona è di una bellezza davvero unica, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista dei beni artistici. È una zona che tra l'altro sta andando per la maggiore ultimamente anche in relazione appunto a quella palestra dell'arrampicata dove convergono molti atleti dal centro Italia e poi appunto è al centro di percorsi escursionistici. Ecco, sarebbe interessante poter mettere un cartello che possa attirare l'attenzione sui frequentatori su ciò che c'è sotto terra, qual era la realtà antica della zona. E, ecco, in tutto questo ringrazierei in particolar modo la sovrintendenza, che appunto la dottoressa Sabatini, oltre a ricoprire il suo ruolo di tutela istituzionale che prevede la tutela, favorisce in tutti i modi la pubblicazione di questi dati. E ecco, come metteva in evidenza Francesco Maria Cifarelli, non è una cosa così diffusa poter arrivare all'edizione di uno scavo. Tante cose rimangono inedite, sconosciute, e anche difficile appunto poter fare quella rete di confronti di cui l'archeologia si giova. Finisco con un saluto ai ragazzi. E niente, ci eravamo dati appuntamento per questa occasione, volevamo stare tutti insieme, non è stato possibile. Abbiamo comunque cercato di raggiungerli tutti, cioè il maggior numero possibile, se non altro attraverso i social e gli SMS. Nel libro c'è la fatica e l'entusiasmo di tutti. E adesso comunque passerei per chiudere la parola a Daniele Falchi, che è un ex alunno nonché dottore in regia cinematografica, che ci ha voluto donare un piccolo video costruito appunto con le foto dei partecipanti al progetto. Io vi ringrazio e passo la parola a Daniele. Buonasera a tutti, piacere, io sono Daniele Falchi. Come ha detto Maria Romana, io non ho proseguito gli studi in campo archeologico, ma sono sempre comunque sia rimasto nel campo dei beni culturali, più precisamente nella pratica artistica. E motivo per il quale non mi addentrerò a parlare in una maniera tecnica e scientifica appunto della materia archeologica,
ma ci terrei a sottolineare invece quanto sia stato importante e necessario fare queste due campagne di scavo a cui ho partecipato per quanto riguarda l'aspetto empatico, la trasmissione appunto di tutta una serie di valori che ritengo essere fondamentali all'interno della formazione scolastica. Il clima che si è sviluppato all'interno dello scavo infatti è una cosa che ricordo ancora con estremo piacere, perché veramente, cioè, penso di parlare a nome di tutti quanti, scoprendo varie cose, vari reperti archeologici, abbiamo scoperto un po' anche noi stessi, noi studenti. È stata un'esperienza assolutamente necessaria anche per quanto riguarda il rapporto tra studenti e corpo docente. Infatti io ci tengo ancora a ringraziare la professoressa Paola Pieri, la professoressa Marta Gaburri e la professoressa Sandra Buccioli, che sono state delle presenze stupende con cui ancora sono in contatto, e penso che questo sia veramente un valore aggiunto della scuola, perché al di là delle questioni nozionistiche che logicamente si imparano durante il percorso di studi, la crescita umana è un qualcosa di cui bisogna parlare, di cui c'è tanto bisogno, che poi servirà anche in futuro, perché la scelta di proseguire nella mia strada, che non è stata una strada, diciamo, molto usuale, è derivata anche dalla passione, dalla cura che mi hanno dato, che mi ha dato questo percorso, e che mi hanno dato anche, logicamente, le dottoresse Matilde Albanese e Maria Romana Picuti, con cui anche con loro sono ancora in ottimi contatti, e che sono veramente amiche, e anche sono state anche un po' mamme. Proseguirei con la visione del filmato, un filmato molto semplice che racchiude, diciamo, un po' le fotografie che abbiamo raccolto durante le campagne di scavo, e ci tengo a salutare tutti quanti e ringraziare ancora tutti quanti quelli che hanno permesso, che hanno partecipato e che hanno partecipato a questo stupendo progetto. Non si sente la musica, ma... Grazie a tutti, anche senza musica abbiamo, forse ci siamo concentrati di più sulle immagini. Ok, grazie, buonasera a tutti, a tutti gli intervenuti, ai relatori, ai partecipanti, e complimenti a tutti. Buonasera a tutti. Grazie, arrivederci a tutti. Buonasera, arrivederci. Grazie a tutti voi. Arrivederci. Buonasera. Buonasera.